Tutte, carissime amiche, carissimi amici, bentornati sul mio canale. Allora, mi stanno arrivando continuamente. Io purtroppo non ve li posso postare perché si tratta di privacy. Come dice una famosa barzelletta che non vi posso raccontare, si tratta di privacy. Io non vi posso postare tutti i commenti. Non i commenti, i messaggi che mi arrivano tramite direct su Instagram. Allora, ogni qualvolta che io vi mostro un video dove faccio vedere che spolvero e utilizzo l'alcol come se non ci fosse un domani, pic già mang che mi devo fare la doccia, le persone rimangono sbalordite. Dici tu, addirittura mi è arrivato un messaggio su Instagram, che poi ho ovviamente bloccato, ma prima segnalato, di una che mi ha detto: tu racconti frottole, baggianate, perché l'alcol sui mobili non si mette. Allora, io ve lo faccio vedere adesso e poi credo di aver toccato proprio il fondo della pazienza. Perché io nel mio canale posso piacere come non posso piacere, posso risultare simpatica, antipatica, voi la scelta, a me non me ne frega niente. Io non vado né a chiamare le persone, né mandi i link del video, né li avviso. Io non ho mai avvisato nessuno nella mia vita, però mi avete proprio rotto, ma rotto, rotto ampiamente. I mobili che ho io, la porta che ho io, possono essere diverse da quelle vostre. Io vi dico che sono anni. Ieri io ho compiuto 27 anni come marito di matrimonio. Io metto l'acqua sui mobili perché io devo togliere la polvere, non la devo spostare. Io prendo la pezza, ok? Prendo lo straccio, ma vi faccio vedere così la finita perché mi avete rotto proprio. Questo è lo straccio, questo è l'altro. Pic già manca che mi fa scalare la doccia. Allora, vi faccio vedere alle porte che dopo. Vedete? Io non sono Silvan che fa i tuoi, vedete? Non fa niente a questo tipo di come si chiama? Di truciolare, che cavolo è di truciolato, quello che è l'alcol, non ci faccio niente. L'alcol mi lucida la porta. Con lo stesso straccio vi faccio vedere perché io sono davvero stanca. Stessa cosa vale per il water, dice, ma la candeggina, madonna, ci sono stancato veramente. Io ho già tanti problemi con la mia vita, stare alle chiacchiere perché sa gente, ma io non so. Alcol etilico denaturato puro, puro, vedete, puro, puro. È chiaro che se poi lo lasciate stare per le ore, ve lo può rovinare il mobile. Ecco qua, ecco qua. Ah, vi ho fatto vedere puro, non rovina, non guasta, non fa niente, perché l'alcol si asciuga immediatamente e praticamente va soltanto a disinfettare, perché comunque i comodini sono delle parti dove noi mettiamo le mani. Vedete la porta? Vi faccio vedere da vicino. Speriamo a cuor di Gesù che si è infornato di dare spiegazione alla gente. Che mi sono stancata. Veramente ci sono momenti nei quali mi viene proprio in mente di lasciare tutto e di chiudere perché mi sono scocciata, veramente. Vedete? Guardate, guardate, guardate me.
Avete visto la lucentezza? Io parlo dei mobili miei. Se parliamo di mobili antichi, l'alcol non va messo. Mobili che sono opachi non va messo, ma i mobili moderni, questi mobili qua sono mobili in truciolare, intruciolato, come tamburrato, come cavolo lo vogliamo chiamare. Vi faccio vedere, mo vi porto proprio sotto. Vi faccio vedere così, vede, non c'è nessuna opacità. Non ho rovinato i mobili, madò, ci sono stancato, veramente, ma ci mi faccio fare. Io non lo so, quando ha spiegato che mi sta dalla gente, a questa gente, quando ha spiegato che dice che io racconto frottole, io non racconto niente. Vi ho fatto vedere l'alcol che non fa niente, niente, non fa nulla anche sui tessuti, vedete? Non fa niente. Stessa cosa vale che poi alla fine la vera spolverata è questa. Se tu spolveri quella pezza sotto, non hai tolto niente, hai soltanto sporcato il mobile con la pezza e non hai praticamente. Non hai pulito niente, questa è la pulizia, cioè la vera pulizia dei mobili è questa, che devi mettere la pezza bagnata con lo spirito, beh, che vai a disinfettare. Quando tu vai a mettere le manate sopra, come le vai a togliere le cicciacchie? Mi avete capito o non mi avete capita? Stessa cosa io mi vado a fare sulla toiletta, quella addirittura non è un mobile, è sempre legno di poco, ma quella addirittura è un altro tipo di legno, vi faccio vedere. Allora, andiamo a togliere tutto questo ambaradan qua, che prima o dopo questo ambaradan farà brutta fine, perché io mi sono stancata di stare a togliere tutto quando devo andare a spolverare, è diventata una croce per me, sinceramente. Cioè, la cosa più brutta è quando le persone ti mettono in dubbio, cioè il tuo essere sincera, il tuo essere vera, ti dicono no, non è vero ciò che racconti. Mamma mia, veramente, uno c'ha già i problemi propri, ma sta pensando a questa gente. Allora, straccio la mano, alcol, come se non ci fosse un domani. E non sto parlando di polialcol, sto parlando di alcol puro etilico a 90 gradi, non fa niente. Non fa niente, non fa niente, non fa niente, non rovina niente, non rovina niente. Questo è tutto il servizio che devo fare io una volta alla settimana almeno per pulire in maniera perfetta. Vado a sciacquare lo straccio. Eccomi tornata, sciacquato lo straccio, ho messo già l'alcol. Non rovina, e questo è un mobile, non è mobile pregiato, eh? Questi sono mobiletti, diciamo. Eppure io ci passo l'alcol e non fa niente. Voi, ovviamente, ognuno di noi ha dei mobili particolari. Prima di utilizzare l'alcol, io vi chiedo soltanto per chi volesse rimuovere la polvere come faccio io, perché io lo faccio da una vita con l'alcol, perché a me piace, oltre che togliere la polvere, a me piace andare a disinfettare, va bene?
perché io faccio la polvere una volta, cioè rimuovo la polvere una volta alla settimana, però la devo fare come dico io, perché io poi non devo andare tutti i giorni, tranne nelle parti tipo i comodini. Allora provate con i vostri mobili. Se avete dei mobili antichi vi consiglio di no, perché il mobile antico è poroso e andrebbe ad assorbire praticamente assorbire l'alcol e potrebbe macchiare, no? Perché è sempre un acido. Ma voi provate con i vostri mobili, con le porte, provate. Se vedete che la cosa va bene, va bene. Se non va bene, non va bene. Però non mettete assolutamente in dubbio quello che dice la gente. Stessa cosa vale per il water, ok? Io sul water è una vita che ci vado a vaporizzare, a spruzzare la candeggina o a metterla a gel. Non ingiallisce niente, poi dipende dal vostro coprivater. Se è di legno che è poroso, allora potrebbe in quel caso ingiallire. A me non è di legno, a me è in plastica dura, non mi ha mai ingiallito e sono anni che ce l'ho. Però voglio dire, ognuno di noi ha le cose proprie, ma non andate poi a dire alle persone che raccontano le cavolate, perché io non ho mai raccontato cavolate nella mia vita. Ve l'ho fatto vedere in 1500 video che uso l'alcol puro, lo metto puro, non succede niente, non macchia, perché i mobili miei hanno una superficie scivolosa dove l'alcol li fa isoletico e quindi io pulisco tutto. Mo vi faccio vedere un altro mobile. Parliamo di questo. Questo è un mobile che ha una copertura diversa, ma io ci passo lo stesso, solo che non vado a metterlo puro l'alcol. Io l'ho messo, vi faccio vedere, se no dicono no, non è vero che le mette, perché qua veramente dobbiamo stare a combattere con le persone. E molte volte chi sta dall'altra parte non sa che noi siamo praticamente rimproverate, giudicate dalla gente, quindi non è facile. Questo è l'alcol, vado a mettere un po' di alcol sullo straccio e vado a passare. Quindi questo è un po' di antico, lo faccio lo stesso con l'alcol. Dici, ma tu sei pazza? Non me ne frega niente, io devo pulire così. Vedete? Non fa niente, è una vita che ce l'ho, non ha mai fatto niente, mai. Perché io devo pulire in maniera perfetta, come piace a me, non con le cose asciutte. A me le cose asciutte non mi piacciono. Ecco, vedete? Ecco qua. Mo vediamo che se mi arriva qualche altra cosa su Instagram. Ora devo iniziare a mandare molto velocemente le persone a Faculopoli. Dobbiamo iniziare qua, perché essere troppo gentili con le persone non va proprio bene. Ecco qua, vedete? Ve lo alzo, vedete? Madò, come è venuto a macchiare. Ma sciatavi, non barate, va a fare la servizio. Beh, detto questo, quindi utilizzate la candeggina anche sul vate, sulla tavoletta. Non fa niente. Se poi voi la versate, la lasciate 10 ore, allora è un altro paio di maniche, ok?
Però non fa niente. Io ho una vita che uso la candeggina e l'altro. Vedi, guardate il mobile. Questo è un mobile antico. Guardate che lucentezza. Beh, speriamo che abbiamo finito con queste spiegazioni. Un bacione alla prossima. Quando ci vuole, ci vuole. Scusate, ma a me ogni tanto mi gira la ciribiricoccola. Ciao.